Così hai fatto il lavoro, eh? Non sono il tipo che sparla dei suoi superiori. Se qualcuno meritava un destino del genere, quelli erano i Pendleton. Di quale lavoro state parlando? Ah, io... cose da adulti. Vostra grazia. Perdono. E allora? Al Golden Cat ho sentito un sacco di cose da adulti. Devo concentrarmi per governare questa nave. Lady Emily, io sono Calista. Mi prenderò cura di te finché starai con noi. Molto piacere. Piacere mio. Vuoi vedere la tua stanza? Vediamola. Sì, certo. Puoi vedere tutto. E puoi andare ovunque nella Hound Pits. Bene. Mi piace questo posto. Corvo, io vado con Calista. Ci vediamo dopo. Non ti smentisci mai. Armato di una lama, hai cambiato per sempre il destino della città. Ora, con i gemelli fuori gioco, il nostro Lord Pendleton voterà al posto loro in Parlamento. In una notte, hai fatto più tu che molti in una vita intera. Devo parlarti, ma prima devi dar retta a Lord Pendleton. Chiedimi qualsiasi equipaggiamento. Corvo, la cospirazione dei lealisti ti ringrazia. Io non so se posso. I miei fratelli. Tu non hai ucciso l'imperatrice. È molto più realistico che ci fosse dietro il capospia di corte, ora Lord Reggente, aiutato dai suoi alleati più fedeli. Abbiamo speso molto denaro e ci siamo esposti per farti uscire di prigione. L'abbiamo fatto perché riteniamo che tu possa fare la differenza. Ah, Evlok ti sta cercando. Dov'è Wallace? Wallace? Ovunque tu sia ti promuovo capo lacchè. Attenzione, le scorte di... D'accordo, amico. Martin sa già la prossima mossa. Il diario di Campbell dice che la compagna del Lord Reggente ha posato per un ritratto di Sokolov, pittore e medico regio. Lui ci dirà il suo nome. Sokolov passa circa metà della giornata sul ponte di Caldwin, sopra il fiume. Purtroppo temo che dovrai partire subito, finché Sokolov si trova in quell'appartamento. Samuel ti porterà vicino al ponte. Devi cercare Sokolov. Portalo qui vivo. Ci serve per ideare la prossima mossa. Le tue imprese sono incredibili. Sei evaso da Coldridge. Hai tolto di mezzo l'alto sacerdote e salvato Emily. Questo vecchio soldato è orgoglioso di te. È tutto. Thank you.
Rotta per il ponte di Caldwin. Dormiremo più tardi. Sali a bordo quando sei pronto. Che ne pensi, Corvo? Il ponte di Caldwin. Anche se sei arrivato in città anni fa, hai vissuto nella Dunwall Tower con l'imperatrice, quindi forse non l'hai mai visitato prima. Ecco il nostro compito. Le vedi, quelle luci sull'acqua? Esatto, ci faranno scoprire. Dovrai spegnerle prima che io passi a prenderti. Sokolov deve tornare sano e salvo. È intelligente. Forse persino più di Piero. Ha piegato al suo volere tutta Dunwall con la storia della filosofia naturale. Nuove pozioni, tecnologie, eccetera. A me sembra pericoloso. Chissà, sbaglierò. Eccoci. Raggiungimi vicino agli archi sotto gli alloggi di Sokolov quando sei pronto. Se comprenderai che coprifuoco significa che nessuno può starsene in giro, a parte noi guardie. Lo so. Ma se vediamo qualcuno, che facciamo? Diciamo qualcosa? Gli ricordiamo del coprifuoco? No, non glielo ricordo. Lo insegui e gliele dai di santa ragione, ecco cosa devi fare. Ok, sì, ho capito. Non serve urlarmi addosso. Gliele do di santa ragione. Eh? Aiuto! Attenzione! Saltala! Colpitela alle gambe! Cittadini e visitatori della città, per ordine del reggente è in vigore il coprifuoco. Nessuno attraverso il ponte di Caldwin e il coprifuoco non verrà revocato. Attenzione, cittadini! Al momento a nessuno è permesso di attraversare il ponte di Caldwin. Il coprifuoco sarà revocato domattina all'alba. Il coprifuoco sarà revocato domattina all'alba. Thank you.
cadrai! Giratelo! Maledetto! Prendi! Miei visitatori della città, per ordine del reggente è in il coprifuoco. Assassino! Nessuno attraversi il ponte di Colwyn finché il coprifuoco non verrà revocato. Attenzione, cittadini! Al momento a nessuno è permesso di attraversare il ponte di Colwyn. Il coprifuoco sarà revocato domattina all'alba. Sappiamo che sei qui e ti troveremo. Mi dovete avvertagliare. Aiutatemi a trovarlo. Si nasconde, cerchiamo ovunque. Occhi aperti, se lo vedete chiamate gli altri. Ti troverò. Delinquente in giro. Il punto di Colwyn finché il coprifuoco non verrà revocato.
Attenzione, cittadini. Al momento a nessuno è permesso di attraversare il ponte di Coldwell. Il coprifuoco sarà revocato domattina all'alba. Coprifuoco. Come possiamo guadagnarci da vivere? Vedete, signor Pratchett, persino un uomo ricco come voi ha bisogno della milizia. Le bande vanno in giro a tagliare gole e spaccare vetrine. E i piangenti, scusate, le vittime della peste, sono anche peggio. Dite che il Lord Reggente sbaglia a imporre il coprifuoco? Non serve continuare a punzecchiarmi. Non preoccupatevi di me e dei miei profitti. Un uomo intelligente se la cava sempre, anche con la peste. Certo, guardate Sokolov, lui se la cava. Ceti esotici entrano ed escono da casa sua. Sostiene l'economia, almeno per ora. Sì, sì, se con esotici intendete puzzolenti come il sedere di una strega, il medico Reggio... Bene, finché non troverà... Ho sbagliato.
Come mai io sono immune? Tutti gli altri si sono ammalati. Mi ha preso il sangue. Mi ha preso l'acqua. Prenderà il mio seme. Perché non mi parla? Passare dei secoli, i fiumi cambiano percorso e alla fine tutti i ponti crollano. Mille anni or sono qui sorgeva un'altra città. La gente trasformava le ossa di balene in rune e vi imprimeva sopra il mio stemma. I bambini ne trovano ancora cercando nel limo del fiume. Anton Sokolov ha studiato in modo approfondito le mie rune, ma lui non è speciale come te. Non l'ho scelto e non porta il mio simbolo. Quindi non può svelare i segreti delle rune. Sokolov ritiene che specifiche parole o azioni possano obbligarmi ad apparire al suo cospetto. Sta cercando nei templi di Pandissian e nei seminterrati in rovina del distretto sommerso. Compie i suoi disgustosi riti sotto la vecchia abbazia. Se davvero vuole incontrarmi, deve rendersi ai miei occhi molto più interessante. Maledizione, c'è un cadavere!